Continuiamo a raccontarvi il mondo, a raccontarvi di viaggi. Vi faccio una domanda. Secondo voi è possibile fare un viaggio lungo 8 mesi spendendo poco più di 1.000 euro? Per me no. E invece ce l'hanno fatta. Sono due ragazzi, Simone Dabbico e Davide La Torre, hanno attraversato 5 regioni del sud Italia, tornando arricchiti di 1.000 esperienze, conoscenze e competenze. Un viaggio che sicuramente gli è rimasto nel cuore. Guardate queste immagini. If you wanna be my friend, you want us to get along. Please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. Cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. A friend is not a means you utilize to get somewhere. Some hearted notice friendship is an end. Simone Dabbico e Davide La Torre, grazie ragazzi di essere qua. Voi arrivate dalla provincia di Torino, giusto? Sì. Esattamente da dove? Io sono di Rivalta di Torino. Io Rivoli. Ok, Rivoli. No, perché bisogna sempre essere precisi, perché se no... Allora, spieghiamo subito che voi siete riusciti a spendere così poco in un viaggio così lungo perché avete usato un metodo particolare. Voi vi definite woofer. Che sì. Cosa vuol dire? Sì, dunque, il woofer è un viaggiatore che dà una mano, fa volontariato all'interno di realtà ecologiche e in cambio riceve ospitalità gratuita. Però chiaramente non è da leggere come uno scambio di lavoro per vitto e alloggio. Chiaramente il vitto e alloggio è un elemento essenziale dell'esperienza woofing, ma primario è lo scambio culturale, quindi la possibilità di imparare nuovi mestieri o vivere semplicemente un nuovo stile di vita. Quindi è un incontro anche, no? Però bisogna avere molto tempo, perché insomma voi avete fatto un viaggio bello lungo, 8 mesi. Sì, sì, sì. Davide si trovava in un periodo di... Sì, diciamo che in quel momento io non lavoravo. Tu tra l'altro sei un operatore, no? Sì, un reporter, cameraman, sì. Un cameraman, quindi avete girato anche un film su questo modo di viaggiare, un docufilm. Sì, diciamo che abbiamo sentito, io è già da un po' di anni che viaggio, abbiamo sentito un po' il dovere, diciamo anche sociale, di raccontare quello che abbiamo visto. E non si tratta appunto di vedere turisticamente le cose, ma di visitare realtà, persone che cercano, che hanno il desiderio di proporre delle alternative alla nostra società convenzionale, che è una società molto frenetica, molto consumistica, e quindi volevamo conoscere delle persone che diciamo cercano di essere il cambiamento che vogliono vedere e nel mondo. E le avete conosciute, certo, queste sì, persone, sì. Le avete conosciute, però bisogna sempre partire anche da un discorso economico, quindi tu sei stato molto chiaro, vitto e alloggio serve perché uno non vive d'aria, avete dato la vostra disponibilità, il vostro apporto, no? Operando in qualche modo, che cosa avete fatto? Ma a livello di lavoro diciamo che si lavora principalmente in campagna, sì. Quindi si è a contatto con gli animali, si lavora la terra. Ma voi non lo sapevate fare, vi è stato anche insegnato sì, di volta sì, in volta, sì, sì, no? Certo, certo. C'è questa volontà appunto di insegnarti qualcosa e ovviamente noi avevamo la voglia di imparare, di vedere il più possibile. E, sì, c'è la possibilità anche di imparare un mestiere se si vuole. La nostra idea generale era di vedere il più possibile, quindi cercavamo di restare un mese al massimo nei vari luoghi che abbiamo visitato, quindi abbiamo avuto un'infarinatura generale, però appunto se uno vuole può restare più tempo in un luogo e imparare anche un mestiere. Ho detto 5 regioni d'Italia, perché? Perché questa possibilità si può realizzare non in tutta Italia? Si può realizzare in tutto il mondo, quindi ogni paese ha il suo ufficio WWF, che chiaramente interpreta i valori principali del WWF in maniera un pochino diversa, però diciamo che di base c'è il fare volontariato in cambio di ospitalità.
Quindi uno può trovare tutte le indicazioni sulla nostra pagina Facebook, su Instagram. Noi metteremo poi tutte le informazioni per coloro che vogliono saperne di più, poi magari rispondete anche, sì. Ok? Dal vostro viaggio è nato appunto questo documentario, Italia con lentezza. Il vostro modo non è soltanto il vostro motto, quello di viaggiare senza soldi, ma è riappropriarsi del piacere del tempo, che però è un lusso, ragazzi, perché secondo me chi ci sta seguendo adesso dice: vabbè, io lavoro, mica posso fare un viaggio di 8 mesi, posso magari star fuori una settimana, si può fare anche per brevi periodi? Certo, diciamo che appunto viviamo in una società che ci priva del tempo e secondo me ognuno di noi dovrebbe cercare di fare il possibile per creare le condizioni per viaggiare, per prendersi il tempo per esplorare il mondo, ognuno ovviamente con le proprie ispirazioni, con la propria personalità, i propri obiettivi, però penso che sia importante. Avete parlato prima di ecovillaggi, voi siete stati accolti in questi ecovillaggi. Che cosa sono gli ecovillaggi? Se no, ormai la parola eco si attacca a qualsiasi cosa, invece concretamente. Sì, gli ecovillaggi sono delle realtà sono dei villaggi, però in più hanno questa volontà di voler appunto costruire, non solo utilizzare la tecnologia in maniera meno nociva e quindi essere ecologici, ma anche costruire una struttura di rapporti che siano più a misura d'uomo. Quindi noi abbiamo ad esempio visitato la comunità di Urupia, che è un bel esempio secondo me di comunità. 20 persone che hanno deciso di vivere insieme, condividere... Dov'è che si trova esattamente questa comunità? In Puglia. In Puglia. Si sì, chiama? Urupia. Urupia, sì. Ecco. Stavi dicendo 20 persone che hanno deciso che hanno di deciso vivere... Che hanno deciso di vivere insieme, condividere i mezzi di produzione, la quotidianità, il cibo, il tempo anche. Noi ci siamo incuriositi molto. A me ha ispirato molto questa esperienza perché innanzitutto ci siamo chiesti ma... visto che, che le macchine le condividete, l'automobile le condividete in 20 persone, non è che questo invece che rendervi più liberi limiti la vostra libertà? Loro ci hanno risposto che ovviamente Urupia, essendo un esperimento sociale, non è un mondo perfetto, ci sono anche lì conflitti, si litiga, ma quel modo di vivere li fa sentire comunque più liberi. Intervistandoli, molti di loro ci hanno detto che non tornerebbero mai alla vita che facevano prima. E voi però non avete deciso di cambiare vita per scegliere di vivere in un ecovillaggio? Diciamo quasi. Perché come ci stanno pensando, eh? No, lui è rimasto zitto, tu stavi dicendo. Non è una scelta, non è una scelta semplice, però. Un po' il viaggio che sta affrontando Simone è anche quello di trovare magari un luogo ideale dove... Lo stai cercando. Sì, sì, esatto. Lo vedo negli occhi, lo stai cercando. E qual è il luogo ideale dei tuoi sogni? Ma ne ho incontrati tanti durante la mia strada. Alcuni mi hanno anche proposto di fermarmi a vivere da loro. Però adesso io ho iniziato quando avevo 22 anni a viaggiare e fare questo tipo di esperienze. E ovviamente... In poco tempo, diciamo, il viaggio mi ha regalato così tante sorprese, così tante occasioni che io ho pensato che forse non era il caso di fermarsi lì e magari continuare a esplorare il mondo. Quindi fra un po' mi sa che lo troverai, però adesso avete ancora bisogno di... Comincio, diciamo, a desiderare di trovare un posto, però comunque appunto il viaggio un po' crea dipendenza e un po' ci sono tantissime cose che ancora si possono vedere che forse è anche importante raccontare alle persone, perciò mi piacerebbe continuare per questa strada. Grazie tantissimo a Simone D'Abbicco e Davide Latorre. Grazie ragazzi di aver condiviso la nostra esperienza. Rimanete qui che io voglio...